obbedienza o educazione, rispetto e fiducia? Che cosa preferisci tu? E soprattutto, che differenza c'è? Ciao e benvenuto in questo video. Io sono Christian e sono il creatore di Empathy Dog. In questo video ti parlerò proprio di obbedienza o rispetto e fiducia e creare un rapporto basato proprio su queste qualità. Perché voglio parlarti di questo? Perché molto spesso si fraintende la differenza tra obbedienza oppure vedere un cane felice. Innanzitutto, che cos'è? Obbedienza è riuscire a farsi ascoltare dal cane in determinate situazioni, ok? Come può essere seduto, il fermo, il resta, il vieni, insomma, vedere un cane che ti ascolta e che ti segue perché sa fare determinate cose. La felicità invece è sapere che puoi lasciare i tuoi cani liberi, creare un rapporto invece basato su rispetto, fiducia e sulla felicità e il benessere del cane. Vuol dire sapere che tu puoi lasciare i cani liberi, come sto facendo io proprio adesso, e sapere che al tuo richiamo loro torneranno da te. E in questo caso sì, c'è l'obbedienza, ma la differenza è come la crei questa obbedienza e come crei questo rapporto. Tu puoi crearlo usando il cibo, la sottomissione, quindi la forza, quindi usare anche la forza nel tono di voce, nel parlare, nel sottomettere il cane per far sì che faccia ciò che vuoi. E quindi sì, il cane ti ascolta perché sa che non può fare diversamente, oppure fare quello che sto facendo io, quindi creare fiducia, creare un rapporto più profondo che ti porta ad avere sia l'obbedienza ma a vedere il proprio cane felice e sereno, di rotolarsi, di fare il cane. Insomma, quello che ti porta ad ottenere questo è creare sì l'obbedienza, ma crearla rispettando la sua natura. Vedi, una cosa molto importante da comprendere è che tu puoi avere un cane obbediente ma non per forza felice, perché l'obbedienza, come ti dicevo poco fa, tu la puoi ottenere con la sottomissione, con il cibo, quindi comprando la sua fiducia e il suo rispetto. Oppure puoi creare questo determinato rapporto imparando la psicologia canina, la comunicazione canina, e a rispettare determinate regole che i cani rispettano tra di loro per far sì che si possa instaurare una buona collaborazione. E alla fine è quello che ogni persona vuole. Cioè, io mi sono reso conto che dopo aver seguito oltre 3.800 persone e di conseguenza anche i loro cani, molte persone hanno più di un cane, quindi l'esperienza che ho potuto apprendere e le cose che ho potuto capire sono proprio queste: le persone hanno voglia di viversi il cane in serenità, in pace, poter far convivere due maschi, come vedi lì dietro, tranquillamente insieme, poter far convivere due femmine, mamma e figlia, laggiù c'è anche il papà, tranquillamente insieme, senza dover avere l'ansia di non saper gestire la situazione, che possa capitare qualcosa di brutto. E questo non lo ottieni con l'obbedienza. Ripeto, l'obbedienza può essere sì, io ti dico terra, seduto, vieni, resta, insomma ti dico quello che vuoi e tu lo devi fare, e questo ci sta anche nell'educazione e nel rispetto di questa psicologia comunicazione canina e di queste regole di cui ti parlavo poco fa. Ma l'obbedienza di per sé serve a poco, a patto che tu non voglia avere semplicemente un cane obbediente ma non sapere come renderlo felice. Se vuoi sapere come renderlo felice, allora posso aiutarti anche a renderlo più obbediente. Ma il mio obiettivo e il mio desiderio è quello di farti avere un cane felice come Jasperino, che si rotola come un birichino, e far sì che anche lui possa viversi una vita serena accanto a te e di conseguenza tu accanto a lui. Quindi dipende tutto da te, da quello che vuoi ottenere e dal tipo di rapporto che vuoi avere. In ogni caso sappi che un cane obbediente non è per forza felice. Un cane felice è di sicuro un cane obbediente. Ti mando un grosso abbraccio, una coccola affettuosa e ci vediamo nei prossimi video. Ciao da Cristian.